Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con l'incidente avvenuto sulla parete nord del Monte Camicia sul Gran Sasso. Sono morti due alpinisti, Roberto Iannilli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona, che sono stati trovati privi di vita alla base della parete. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, dalle di soccorso del 118, poi le salme sono state trasportate all'ospedale Mazzini di Teramo, dove sono già a disposizione dei familiari. Allora ascoltiamo il servizio di Germano Dorazio. Erano esperti di montagna i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Si tratta di Roberto Iannilli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona. La parete nord del Monte Camicia, una tra le più difficili d'Italia, ha assistito alla loro fine. I due corpi, infatti, privi di vita, sono stati trovati alla base della parete del Monte Camicia. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese e dall'elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme sulla scomparsa dei due è stata data dai familiari, che non li hanno visti ritornare a casa. Questo farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sia avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che i due si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è infatti considerata tra le più difficili d'Italia, poiché, proprio per l'esposizione, rende instabile la roccia. Iannilli, in particolare, oltre ad essere un esperto rocciatore, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e, in solitaria, aveva anche aperto diverse nuove vie. E proprio mentre stava aprendo una nuova via di arrampicata sul paretone del Gran Sasso, nella zona della Farfalla, nel 2010 il sessantenne ebbe un incidente che gli provocò la frattura di entrambi i polsi e contusione alla testa. Roberto Iannilli, oltre al Gran Sasso, conosceva bene anche altre vette internazionali. Sei sono state le sue spedizioni, infatti, tra l'Himalaya e la Cordillera Blanca. E adesso ci spostiamo a Vasto. Maltrattati e picchiati fino ad essere ridotti in fin di vita, da Vasto arrivano immagini raccapriccianti delle vessazioni subite dagli anziani ospiti della casa di riposo Arcobaleno. Questa mattina sono stati arrestati i titolari della struttura da parte dei carabinieri su ordine della procura vastese. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Anziani picchiati e vessati, tutto ripreso dalle telecamere dei carabinieri a seguito delle segnalazioni arrivate nel mese di aprile da persone che avevano assistito ai maltrattamenti. Questa mattina sono scattate le manette per i titolari della casa di riposo per anziani Arcobaleno di Vasto, moglie e marito rispettivamente 48 e 58 anni, e i sigilli per la struttura privata. Le indagini condotte dai carabinieri di Vasto e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno dimostrato, attraverso intercettazioni telefoniche e videoambientali, la violenza usata contro gli anziani, peraltro senza alcun motivo apparente. Violenza sia fisica che psicologica su persone spesso affette da gravi patologie e comunque non autosufficienti. Per alcuni di loro talmente pesanti da aggravarne il quadro clinico, portandole al decesso dopo il ricovero in ospedale. Tutti anziani quindi vivevano in un clima di paura e insicurezza, molto spesso legati al loro letto o alle sedie a rotelle, quando disturbavano o semplicemente si lamentavano per i continui dolori causati dalle precarie condizioni fisiche. Trattamenti inumani a cui oggi i militari di Vasto hanno posto fine. I due indagati dovranno rispondere di maltrattamenti, lesioni volontarie aggravate dall'essere il fatto seguito dalla morte della persona offesa e abbandono di incapaci, con le aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato sevizie. Continuiamo con la cronaca. Il presidente della Croce Gialla di Lanciano, Antonio De Pretra, è morto questa mattina attorno alle 7.30, lanciandosi dalla finestra del secondo piano della sede della cooperativa in via Luigi De Crecchio, in pieno centro città. Inutili sono stati i soccorsi prestati dal 118, per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per stabilire le cause del gesto di De Pretra. La scena avrebbero assistito anche alcuni testimoni, che sono al vaglio degli investigatori.
lavoratori. De Petra era a capo della Croce Gialla di Lanciano dallo scorso anno e nell'ultimo periodo la crisi economica dell'ente stava diventando insostenibile con stipendi arretrati da pagare ai dipendenti. Qualche giorno fa poi il PM della Procura di Pescara, Gennaro Varone, aveva chiuso le indagini relative al fallimento della Croce Gialla Lancianese a carico però della precedente gestione del presidente Marcello Basili. L'ipotesi di reato a carico dei quattro indagati, Basili, Scaglione, Perna e Picciotti, e bancarotta fraudolenta. Potrebbero essere state le preoccupazioni legate al futuro della cooperativa a spingere De Petra al suicidio. De Petra lascia moglie e due figli. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di politica. La maggioranza in regione traballa, centrosinistra sotto ieri sul piano di riorganizzazione della sanità, sotto accusa assenze e dissensi nella maggioranza di governo, polemiche da parte dell'opposizione che attacca il governatore Luciano D'Alfonso che ieri non c'era a Palazzo dell'Emiciclo. Dura intanto la presa di posizione del sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca, che accusa Abruzzo Civico per le assenze di ieri e chiede una verifica politica. Sentiamo. Il giorno più bello, il giorno più brutto. Tutto a distanza di poche ore prima l'annuncio dell'uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento dopo 9 anni da parte dell'assessore alla sanità Paolucci e poco dopo la sconfitta della maggioranza che alle votazioni sulla riorganizzazione della sanità va sotto di un voto. Oggi le reazioni sono molteplici. Chi dice che Luciano D'Alfonso abbia perso il sostegno dei suoi, chi giustifica gli assenti nell'ordine, il governatore stesso, il consigliere D'Alessandro e i due rappresentanti di Abruzzo Civico, Olivieri e Gerosolimo, e chi chiede direttamente le dimissioni. Direi il re è nudo a questo punto. La maggioranza deve fare un passo indietro e si deve dimettere, perché ieri su uno dei provvedimenti più importanti, se non il più importante della storia della regione Abruzzo, sono andati sotto. L'opposizione ha vinto, l'opposizione ha avuto i numeri per approvare un provvedimento che impegna la giunta, il presidente della regione Abruzzo nonché commissario ad acta, a sospendere il decreto per il riordino della sanità in Abruzzo. Vuol dire che D'Alfonso non ha più una maggioranza sulla sanità in Consiglio regionale su questo documento di riorganizzazione della rete ospedaliera. È normale che anche consiglieri di maggioranza, quando vengono chiusi o declassati ospedali, chiusi o declassati pronto soccorso di comunità che però pagano le stesse tasse degli altri, reagiscano. Non bisogna fare nulla, bisogna ritirare questo decreto, sedersi e farlo in maniera più condivisa, non dittatoriale, perché fin quando c'è, in Abruzzo c'è ancora una democrazia. Sia l'andamento che l'epilogo del Consiglio regionale di ieri credo che abbia risentito massimamente di alcune assenze importanti. Per essere precisi, non mi sto riferendo al Presidente D'Alfonso né al Consigliere D'Alessandro, che erano ampiamente giustificati e per tempo avevano preannunciato questa loro assenza dal Consiglio, uno per motivi istituzionali importantissimi per la nostra regione e l'altro per motivi familiari. Mi sto riferendo invece all'assenza dei membri del gruppo di Abruzzo Civico, ovvero di Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. A queste assenze si è unita poi una diversa valutazione che il consigliere Maurizio De Nicola, del Centro Democratico, che ha ritenuto votare il documento del centrodestra. Alla luce di quello che è successo ieri, SEL ha votato il sì per la riorganizzazione oppure ha fatto parte di quel numero che si è opposto alla maggioranza? No, SEL, come ripeto, da sempre fatto, apertamente, ovvero in campo aperto senza sottesfugi, seriamente, da persone serie tali qual siamo, abbiamo votato insieme alla maggioranza, perché facciamo parte di questa maggioranza. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Sulla vicenda del maresciallo della Polizia Municipale, finito ieri ai domiciliari, di cui ci siamo occupati anche noi, abbiamo ascoltato il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, sulla vicenda che ha riguardato il maresciallo della Polizia Municipale, voi siete decisi ad andare fino in fondo, garantisti, ma ci vuole chiarezza, bisogna sapere cosa è accaduto. Io penso che nei confronti dei cosiddetti furbetti del cartellino ci debba essere tolleranza zero. Oggi il lavoro è, diciamo, c'è fame di lavoro e chi ha un lavoro, specie pubblico, indossando una divisa, naturalmente è tenuto a svolgerla con una particolare attenzione.
C'è una procedura, l'ha introdotta di recente la riforma della Madia, probabilmente noi saremo dei precursori in questo senso. Significa che l'agente municipale coinvolto in questa vicenda riceverà entro 48 ore la sospensione dal servizio e poi una commissione, così come previsto dalla legge, nei 30 giorni potrà decidere sul suo licenziamento disciplinare, ove ne ricorreranno i presupposti, fatta salva naturalmente la possibilità di difendersi. Arrivano anche da noi queste storie che hanno attraversato l'Italia, ricordiamo Livorno, tanto per dirne uno in ordine di tempo, però sono anche fiduciosi in ordine al fatto che questo è un caso isolato rispetto al corpo della Polizia Municipale, ci sono stati dei controlli, ne faremo di ulteriori, però abbiamo ragione di ritenere che si tratti di un caso isolato e questo, diciamo, allevia il disappunto per una brutta vicenda come questa. Lei ha anche parlato con il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Maggitti? Naturalmente io in questa vicenda, come per tutte le vicende che riguardano la Polizia Municipale, ho parlato con il relativo dirigente che ha svolto in passato attività di controllo e che continuerà a svolgerle. Restiamo sempre a Pescara con una notizia arrivata da poco in redazione, battuta dall'agenzia ANSA. Ci sarebbe stato un tentato suicidio a Palazzo di Giustizia. L'episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando l'uomo era di fronte al giudice di pace penale Raffaele Ferraro. Stando alle testimonianze, il 61enne avrebbe estratto un grosso taglierino dopo il rinvio dell'udienza al marzo del 2017, urlando: "Voglio giustizia, sono 3 anni che la attendo". L'uomo sarebbe parte offesa in un procedimento relativo ad un incidente stradale. L'aula in quel momento era piena e su questo episodio è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, che sottolinea come ci sia un problema di sicurezza al Tribunale di Pescara. Dicono i pentastellati: se una persona è entrata a Palazzo di Giustizia con un taglierino, allora c'è un problema di difetto di controlli agli accessi, servirebbero dotazioni elettroniche. Restiamo a Pescara, dove Forza Italia esprime la sua preoccupazione e la contrarietà all'arrivo nel capoluogo e a Montesilvano di 300 immigrati all'apertura di una moschea. Ascoltiamo. Dinceco, oggi in conferenza stampa ma anche in consiglio comunale tornate a chiedere la chiusura della moschea di Via Pisa. Parlate di un problema di ordine pubblico ma anche di autorizzazioni. E poi c'è il problema che sollevate riguardo l'arrivo di altri immigrati in provincia di Pescara. Esattamente, adesso in Consiglio Comunale ci attendiamo la risposta da parte dell'amministrazione rispetto al problema che abbiamo sollevato. Noi ci chiediamo se un'associazione culturale può trasformarsi in una moschea ed è quello che i cittadini di Pescara si chiedono ed è quello che i cittadini di Via Pisa e non solo di Via Pisa, delle aree limitrofe si chiedono. Allora, è possibile aprire un'associazione culturale in Italia e trasformarla in una moschea? È possibile trasformare un luogo tipico di un'associazione culturale in un luogo dove centinaia di persone ogni giorno si ritrovano per pregare? Ecco, noi non vogliamo proibire a nessuno di pregare e di dimostrare, come dire, attenzione verso la propria religione. Ma non accettiamo che invece si possa in qualche modo bypassare la legge e trasformare il locale di un'associazione culturale in un luogo di culto come una moschea. Questo non può essere consentito, soprattutto in tempi come questi, soprattutto in tempi in cui la cittadinanza non solo di Pescara ma in Italia è assolutamente, si sente assolutamente non in grado di andare avanti rispetto alle problematiche della sicurezza e non si sente tutelata dalle istituzioni. Ecco, in una fase come questa un sindaco di una città deve dare risposte serie e concrete, deve dire se è possibile che un luogo che è deputato all'apertura di un'associazione culturale può essere un luogo anche di una moschea. Secondo noi no. Ecco, questo è quello che ci attendiamo e queste sono le risposte che ci attendiamo da parte dell'amministrazione comunale. Una delegazione di cittadini di Treglio in provincia di Chieti questa mattina ha presidiato il Palazzo della Regione, dove si stava svolgendo la riunione della conferenza dei servizi per discutere il caso del sansificio posto sotto sequestro dal Tribunale di Lanciano. Sansificio a Lanciano, a Treglio, in particolare c'è una protesta per i cattivi odori, anche per una situazione che si protrae da molto tempo. Oggi ci sarà la conferenza dei servizi. La regione, quali sono i problemi e soprattutto qual è stata l'evoluzione? Ma questo problema sono anni che ci condiziona. Noi siamo residenti a Treglio, ma è tutto il comprensorio che viene interessato dalla problematica, perché sappiamo bene che gli odori, l'inquinamento, le polveri sottili e quant'altro poi viaggiano con le correnti. E per fortuna è subentrato un controllo degli accertamenti da parte del Tribunale di Lanciano, che anni fa su segnalazione
associazione dei cittadini ha fatto appunto delle verifiche e sono venute fuori proprio i dubbi che noi avevamo, cioè che la centrale lavorasse in maniera scorretta. Il Tribunale può fare la sua parte, perseguire reati, ma non certo può discutere sulle autorizzazioni degli impianti. Le autorizzazioni si lasciano appunto in questa sede, qui che si gioca un po' la partita importante. Speriamo che i dirigenti, gli uffici preposti facciano un lavoro corretto, perché si tratta solo di far rispettare la legge, non di interpretarla così come fa comodo a alcuni imprenditori o a alcuni settori della società. Cosa chiedete voi alla Regione oggi? Di salvaguardare i diritti dei cittadini. In che modo? Facendolo chiudere oppure cambiando le regole? No, quella centrale e il Sansificio non possono stare dove sono, perché sono a ridosso delle abitazioni. Non c'è nessuna legge che dice che un'attività del genere può stare a 20 metri, 50 metri da una zona residenziale. 81 aziende e strutture ricettive della provincia di Pescara hanno ricevuto un riconoscimento da parte della Camera di Commercio di Pescara nell'ambito del marchio ospitalità. Sentiamo. Presidente Becci, oggi la Camera di Commercio di Pescara ha premiato 81 aziende che rappresentano un po' il meglio che può offrire la ricettività della nostra provincia e anche per quanto riguarda la ristorazione e le tipicità della nostra provincia. Assolutamente corretto quello che ha detto, è una specie di esame a cui si sottopongono le aziende dei vari settori, come lei diceva bene nella sua premessa. È un modo per elevare i propri standard, la propria qualità, sottoporsi a questo esame dove persone altamente specializzate vanno a verificare che i servizi erogati siano a livello e di altissima qualità. E il sistema camerale italiano ha molto incentivato questo, insieme all'ISNART ha molto incentivato questa assegnazione di questo marchio, perché c'è la necessità in un mercato che chiede sempre standard più alti avere delle strutture sempre più adeguate alle richieste del mercato. L'obiettivo di queste aziende è quello di migliorare sempre. Guardi, oggi il turismo internazionale, che sia una piccola struttura, una grande struttura, che sia un piccolo ristorante, una trattoria, richiedono standard di eccellenza. Bisogna assolutamente essere adeguati alle norme, alle leggi, per cui ecco, sottoporsi a questo tipo di esame, tra parentesi si paga per essere sottoposti a questo tipo di esame, vuol dire essere attenti alle esigenze di un mercato che è di grandissima importanza per il nostro paese. A Pineto prende il via oggi il secondo appuntamento con Immersione nei libri, curato da Edda Migliori assieme all'Associazione Pinetese Commercianti. Con Edda Migliori parliamo di un'iniziativa che al secondo suo evento a Pineto riguarda i libri, ma non solo, anche la spiaggia, l'estate e i turisti. Verissimo, è un cartellone che fa parte di un cartellone più ampio dell'area marina protetta organizzato dalla Edda Migliori Communication, che è la mia agenzia di comunicazione, in collaborazione con l'Associazione Pinetese e Commercianti Artigiani, l'area marina protetta Torre del Cerrano e l'Associazione Guida del Cerrano. Tre appuntamenti che spaziano dai libri alla creatività, all'ecologia e all'attualità. Un primo appuntamento in cui abbiamo parlato di riciclo creativo, ma anche di alimentazione e di carrello della spesa intelligente. Un secondo appuntamento con la presentazione di un libro di Gianluca Di Renzo, in cui appunto presenteremo questo volume. E un terzo appuntamento con l'attualità, con la ONG Living Nepal e la nostra concittadina Sara Pavone, che è una cofondatrice di questa ONG ed è sopravvissuta al terremoto del Nepal dello scorso anno. Con le iniziative che tu spesso organizzi state vivacizzando ulteriormente l'estate pinetese qui nella zona del Cerrano. Sì, è un cartellone sicuramente molto ampio e noi diamo un minimo contributo, perché sono alcuni appuntamenti che fanno parte appunto di una programmazione molto più vasta, però certo ce la mettiamo tutta, cerchiamo di portare qualcosa di originale o innovativo e ne siamo ricompensati. Domenica 24 luglio si svolgerà a Pescara l'evento del COS Day, al cui interno si terrà anche il concerto di Fiorella Mannoia.
Assessore Santavenere, è passato il maltempo, domenica prossima verrà recuperato questo importante appuntamento con il Coast Day. Sì, speriamo che questa volta il tempo ci assista, e infatti abbiamo dovuto rinviare tutte le attività che si svolgeranno appunto all'aperto, e quindi il Village Arena del Mare, presso l'Arena del Mare, inizierà alle 9.30 di domenica 24, quindi con tutte le attività che vedranno coinvolte le associazioni che appunto si occupano, come Mare Vivo, WWF, Centro Studi Cetaci, abbiamo il Club Acquatico, la Biodanza, quindi tutte attività che saranno rivolte al pubblico e alla città. Verranno distribuiti gadget, ci sarà la distribuzione dei posaceneri tascabili, molto importante perché stiamo appunto puntando alla riduzione appunto della situazione che noi abbiamo spesso, quindi sulla spiaggia di Cicche, ma anche appunto nel contesto urbano. E ovviamente poi ci sarà il momento finale, quando noi appunto con questo grande progetto vogliamo anche appunto coinvolgere il grande pubblico, e avremo quindi Fiorella Mannoia che canterà Il Mare. E il concerto, essendo appunto domenica 24, l'abbiamo anticipato alle 21.30 per dare la possibilità quindi a tutti i pescaresi e ovviamente a tutti coloro che vorranno unirsi a noi qui a Pescara, per appunto cantare Il Mare tutti insieme. Proseguiamo con gli eventi, torna sabato 23 l'evento culturale Ripattoni Arte. Torna anche quest'anno Ripattoni Arte 2016. Per questa edizione, quest'anno si è scelto il tema L'occhio che ascolta. Perché? L'occhio che ascolta perché crediamo in una partecipazione più totale e complessiva dei sensi. L'occhio che ascolta perché vuol dire anche un modo di osservare e di comprendere l'arte, e anche di percepirne i messaggi e la comunicazione. Una settimana di mostre, performance e incursioni artistiche. Cosa sottolineare tra gli appuntamenti di questa settimana? Beh, alcune mostre che sono assolutamente imperdibili. Abbiamo anche delle performance che ci porteranno anche a creare degli eventi con i quali crediamo di poter anche rappresentare la voglia di rompere un certo schema. L'abbiamo chiamato il muro perché c'è una realtà anche fisica vicino nell'ambiente costruito del borgo di Ripattoni, che merita una poderosa ed efficace rottura tra presente e passato. Ripattoni in Arte 2016 torna grazie a una comunità che ha creduto ad un progetto che è nato qualche anno fa. Oggi mi trovo in una duplice veste: oltre ad essere rappresentante del BIM, sponsorizziamo questo evento da quando è nato, quindi da più di 10 anni, e ne sono particolarmente orgoglioso naturalmente. E questo evento che è nato con noi, ci abbiamo creduto, è cresciuto molto, e quindi siamo qui di nuovo come consuetudine. È una manifestazione importante perché, oltre ad ospitare artisti italiani, ospita anche artisti internazionali facenti parte dell'ambito della pittura, della fotografia, della scultura, quindi sono oltre 70 gli artisti che interverranno quest'anno. Quindi noi ringraziamo come amministrazione tutti gli organizzatori. Quest'anno siamo ancora più contenti perché io in prima persona, insieme ad altri, tutti gli amministratori del comune di Bellante, che si è insediato anche da un mese, sosteniamo vivamente questa manifestazione. E adesso siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie A con il ritiro del Pescara che prosegue. Intanto ieri c'è stata la prima uscita stagionale, finita 11-0 per il Delfino contro una formazione locale, l'Alto Aventino, sugli scudi Manai, autore di una tripletta, e domenica c'è il Teramo di Zaoli per un'altra amichevole. Sentiamo adesso il servizio di Jacopo Forcella e poi le parole di Memusciai raccolte da Andrea Costantini. Prima uscita e primi gol per il Pescara, versione 2016-2017. La squadra biancazzurra infatti vince comodamente l'esordio davanti al proprio pubblico accorso sulle tribune dello stadio di Palena, con un 11-0 rifilato alla rappresentativa di dilettanti dell'Alto Aventino e proprio di Palena. Test facile, ma che serve al tecnico per verificare la condizione della rosa, con Oddo che ripropone il 4-3-2-1, il marchio di fabbrica, Bizzarri tra i pali, Caprari e Nicastro alle spalle di Manai davanti. Non è facile
facile, con le gambe ancora imballate per i carichi di lavoro. Niente ancora di probante, indicativo, ma si gioca praticamente ad una porta sola, col Pescara che va in gol dopo 13 minuti. Il primo gol stagionale lo sigla un nuovo arrivato, Brian Cristante, che sfrutta la torre di Nicastro su invito di Biraghi. 5 minuti e Manai fa 2-0 al dischetto, rigore procurato e trasformato prima di calare il bis personale e il tris biancazzurro al 23esimo. Al 28esimo il poker lo serve Gianluca Caprari, Nicastro centra due legni e ancora Caprari al 33esimo firma il 5-0. Prima frazione chiusa dal 6-0 ancora di Manai, per lui una tripletta. Nell'intervallo Oddo cambia tutti gli effettivi, Aldegani va tra i pali perché Fiorillo è impegnato nell'altra porta e con i giovani del Sole di Massimo davanti insieme a Mitrizza. La musica non cambia, Verre, autore del gol promozione di Trapani, fa 7-0, poi proprio del Sole per l'8-0, prima dei sigilli finali di Mitrizza, appunto, di Massimo e Zampano, che chiudono la giornata con l'11-0. Va in archivio dunque la sgambata di inizio stagione, test più probante sarà quello di domenica, sempre a Palena, contro il Teramo di Lamberto Zauli. È stato un mese di giugno fantastico, perché prima la promozione col Pescara, molto sofferta da parte mia perché l'ho vista su un telefonino, e poi c'è stato l'Europeo e rappresentare il proprio paese in una manifestazione così importante penso sia una cosa delle più belle della mia carriera. Non ho mai pensato magari di andare via, poi giustamente le cose non dipendono solo da me, dipendono anche dalla società e dal mister, quindi per ora non ho mai pensato di andare via e non mi passa per la testa. Io mi sono allenato poco personalmente, anche con la squadra, però Gas lo conosco già da 2 anni fa e quindi ci può dare solo che una mano. Cristante non lo conosco io, ma lo conoscono tutti, quindi non c'è bisogno magari che dico se è bravo o no. Sicuramente se è stato preso dal mister, dal presidente, vuol dire che è forte. E chiunque verrà sicuramente ci darà una mano. E dunque dicevamo in precedenza della prossima avversaria del Pescara in amichevole, il Teramo, che intanto si è assicurata le prestazioni di Marco Sansovini, che arriva con un prestito biennale. Ieri le visite mediche a Mosciano Sant'Angelo, poi la firma sul contratto, sentiamo. Primo giorno, prime ore ufficiali di Marco Sansovini come neo attaccante del Teramo, la punta romana arrivata in prestito per 2 anni dal Pescara, ha firmato oggi pomeriggio il contratto con la società di Via Oberdan e questo pomeriggio ha effettuato le visite mediche, superate le quali sarà un nuovo giocatore di Lamberto Zauli. Questa sera, al più tardi domani mattina, raggiungerà i nuovi compagni per iniziare la preparazione. Ironia della sorte, arriva dal Pescara e il Pescara se lo troverà di fronte già domenica prossima nell'amichevole di lusso di Palena contro i biancazzurri di Massimo Oddo. Ovviamente contento, soddisfatto Marco Sansovini di aver chiuso questa trattativa che lo riporta in una regione che ama tanto, l'Abruzzo. Marco Sansovini, prime ore da neo giocatore del Teramo, innanzitutto sei contento per questa nuova avventura? Ah, certo, sì, sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare, se no non avrei trovato l'accordo, e un accordo che abbiamo cercato tutti quanti, io in primis e anche il Teramo. Ringrazio infatti il presidente e il direttore che mi hanno cercato e mi hanno anche aspettato. Con quali motivazioni arriva Marco Sansovini a Teramo? Con le motivazioni di far bene, di dare il mio contributo, di far bene il mio lavoro, come ho sempre cercato di fare. Senti, questa trattativa a un certo punto sembrava quasi arenata, che cosa è cambiato in questi giorni? Ma da parte mia verso il Teramo niente, e neanche viceversa, quindi col Teramo non c'era assolutamente niente. Dovevo sistemare alcune cose col Pescara che fortunatamente sono andate a buon fine. In questa squadra conosci già l'allenatore, ci hai parlato? L'ho sentito per telefono qualche giorno fa e poi ne ho sentito parlare, intanto come me lo ricordo come grandissimo ex giocatore e anche come allenatore per le buone cose che ha fatto a Sant'Arcangelo. Questa, si diceva, probabilmente era una scelta di vita per Marco Sansovini, possiamo dire che la scelta di vita a una regione è una regione, l'Abruzzo? Beh sì, ho sposato questo progetto del Teramo e insieme quello del Pescara, perché sono andato ad allungare un anno anche con loro, con la prospettiva poi di rimanere in futuro qui.
Un saluto ai tifosi del Teramo, se lo vuoi fare, il primo saluto. Un saluto chiaramente a tutti i tifosi del Teramo, spero di vederli allo stadio in gran numero, ad incitarci. Noi chiaramente daremo il massimo di noi stessi per questa maglia, per dargli tante soddisfazioni e niente, non vedo l'ora di cominciare chiaramente. Chiudiamo con una notizia di ciclismo, torna sabato l'atteso appuntamento con il sesto trofeo Val Vibrata Città di Nereto, gara ciclistica per amatori patrocinata dalla WISP Abruzzo e Molise. Il ritrovo è previsto nel centro di Nereto alle 13 in via Matteotti, mentre il via sarà dato alle 15 con i partecipanti che dovranno compiere per la prima serie 4 giri per 80 km e per quelli della seconda serie 60 km. Il percorso della manifestazione ormai consolidato vedrà i ciclisti percorrere il consueto tragitto sulle colline vibratiane. Al termine della manifestazione ci sarà la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti per i primi assoluti delle due gare e per i primi 5 classificati per categoria. Saranno presenti amministratori locali e dirigenti sportivi della Lega Ciclismo WISP. Uno speciale di un'ora sulla manifestazione di Nereto andrà in onda la prossima settimana sulla nostra emittente nel corso dell'appuntamento con Evento WISP. E questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona giornata.